Chi mi conosce sa che prima di incominciare un percorso come suora, avevo cominciato un percorso come minimalista, cioè levare tutto quello che è in più, che è inutile. Questa è la mia cella monastica, il letto, l'inginocchiatoio, sopra l'inginocchiatoio pochissimi libri, perché grazie al cielo nei monasteri benedettini ci sono tutti i libri di cui si ha bisogno. Un piccolo crispitino per metterci gli oggetti del bagno. Quando c'è freddo c'è la stufa, quando c'è caldo c'è il ventilatore. Questo è un luogo di grandissima pace, è un luogo dove puoi ritrovare le cose semplici della vita senza andarti a cercare niente di più e niente di meno di quello di cui si ha realmente bisogno. La cosa più bella che io ho trovato e che mi piace è il minimalismo per quanto riguarda l'abito e l'abbigliamento. Cioè, io non ho più bisogno di inquietarmi la mattina pensando a quello che mi devo mettere, perché quello che mi devo mettere è esattamente quello che ho addosso: il velo, l'abito nero e lo scapolare. È praticamente tutto perfetto, cioè non ho bisogno di nient'altro perché tutto quello di cui ho bisogno è qua. Il problema sarà ritornare a casa, ma ritornare a casa è solo un fatto temporaneo, perché il problema della casa è un problema che è solo una questione di tempo, ma bisogna risolverlo necessariamente con gli avvocati ci stanno per questo. La bellezza di questo stile di vita è la bellezza della semplicità.